molto, è anche un artista, perché assolutamente, ma gli artisti sì, lo sapevo, è però... vero anche che vedendo certe bottiglie non ti viene in mente che decisamente che... no. Volevo darti una notizia, che leggo una news, sono tutto orecchio. Spenna i polli ma cade nel pentolone di acqua bollente e muore, e che coma. Io penso che Darwin, quando ha scritto La selezione della specie, sì, ci abbia visto lungo, perché se chi non merita di respirare il tuo stesso ossigeno, è giusto. No, che... per l'amor di Dio, speriamo che la signora si rimetta presto, però. Mi venire in mente quello stregone indiano che raccontava di essere immortale e per dimostrarlo si è buttato in un fiume pieno di coccodrilli. Che è successo? Oh, non ci crederai. Sono magnato. Non era immortale. No. Non era immortale. Sono magnato. Si vede che lui lo sapeva che era immortale, ma i coccodrilli no. Non l'ha avvisato. E lui doveva dire ai coccodrilli: guardate, coccodrilli, io sono immortale, non potete uccidermi. No, vabbè, ci sono delle cose che Charles veramente Darwin. Pure. Già. Ma sì, ma vabbè, fatevi un bicchiere di vino, ma state tranquilli. Ma perché dovete andarvi a... La vita è così bella, ce la possiamo godere con gli amici, con un bicchiere di vino, anche due, tre, non di più. Sono d'accordo. Non di più. Non più di tre bottiglie. Dipende dal vino, dipende dal vino. Se il vino è buono, portaci un altro litro, cantava qualcuno. Vabbè, abbiamo finito? No, abbiamo tantissimi ospiti ancora. Adesso, roba seria, adesso si parla... Verme nella lattina di Coca-Cola. Se beveva il vino, non aveva questo problema. Il vino dici che con è più difficile? Ma col tappo, sai. Va bene, io manderei un po' di musichetta. The music! Oggi la regia non mi aiuta moltissimo, ma io so che ce la possiamo fare. Vabbè, il tempo di aprire una bottiglia di vino. E torniamo. Berlo con voi. Come on.
la radio brilla. Brilla adesso. No, no, brilla, brilla, brilla qui a Radio Roma Futura, brilla assolutamente sempre, caro Dario. Allora, se mi permetti, caro Dario, volevo salutare degli amici che sono a Inmiakon, in Siberia. Sì. Perché il villaggio... Hai degli amici in Siberia? Sì, sì. Sono noti, amici di vecchia data, di famiglia, che hanno questo piccolo inconveniente perché vivono nel villaggio più freddo del mondo. Attualmente fa meno 67 gradi. Meno 67? Meno 67? Non si può vivere a meno 67? Ti si congela il sangue nelle vene. Ma assolutamente! Ci sono delle foto bellissime. Che meno 67. Si fanno due passi. Tappati sottoterra. No, si fanno due passi. Meno 67. Arrivato anche a meno 88. Guarda, io al freddo a volte tengo botta con un buon bicchiere, senti che gancio, di Carmignano. Ma dai! Non avresti mai detto. Non l'avevi mai detto. E guarda caso, abbiamo qui al telefono una delle cantine di produzione più famose. Direi, non solo più famose, ma direi anche più antiche. Adesso ce lo confermerà la persona che abbiamo al telefono. Il Carmignano viene prodotto appunto nella zona di Carmignano, il comune di Carmignano, una delle aziende più storiche, più importanti, grazie Luca, è la Capezzana Contini Bonaccorsi. E abbiamo la fortuna... Bonaccorsi. Vedi, la correzione viene dall'alto. Mi vale e abbiamo la fortuna di avere con noi Filippo della cantina omonima. Buonasera Filippo. Buonasera, grazie Contini, di stare con noi. Buonasera a voi. Grazie. In effetti Capezzana è una delle aziende più antiche. Vedi, questa la sapevo. In Italia, perché il primo documento scritto è addirittura dell'epoca di Carlo Magno dell'804, anche se la zona del Carmignano fu colonizzata dai soldati di Cesare, a cui furono date le terre a destra d'Arno, un certo Capitus a Capezzana, Artinus a Artimino. E quindi è da veramente tanti tanti anni che si fa si coltiva la vite e l'olivo in queste zone. Vite e olivo, perciò vanno insieme. Certamente. Diciamo a braccetto. Tantissime ci sono le cantine che fanno entrambe le cose, eh? Sì, voi quanti ettari avete? Capezzana sono 650 ettari, di cui un centinaio vitati, un 150 oliveti, poi abbiamo tanto bosco, seminativi, eccetera. Beh, è una cosa veramente molto grande. Quindi per quante è una bottiglie prodotte? Media azienda. Beh, oddio, media azienda. Siamo sul mezzo milione di bottiglie. Mezzo milione di bottiglie. Ci racconta il Carmignano. Io stavo ci siamo sentiti perché ho letto che il Carmignano è uno dei vini più antichi d'Italia. Stava accennando, prego. Sì, sicuramente è uno dei vini più antichi d'Italia. Nella zona del Carmignano la vite è stata introdotta in epoca preromana dagli Etruschi. Quindi sono qualche migliaio di anni che si produce il vino. E Carmignano è una delle quattro zone indicate nel bando medicio del 1716, emanato da Cosimo III de' Medici, che è la prima legge mondiale in cui si regolamenta la produzione del vino. Quindi, insomma, è un'azienda molto storica, è stata per anni il vino di riferimento del Granduca, il vino con cui venivano paragonati gli altri vini della Toscana, e dall'archivio Gatini si vede che già dal 1300 veniva pagato molto di più di tutti gli altri vini della Toscana. Questo è un bel riconoscimento, perché significa che allora il vino era sicuramente molto apprezzato. Sì, sicuramente il vino era molto apprezzato, e Carmignano è una zona estremamente vocata per fare il vino, che ha una condizione microclimatica ideale, è abbastanza vicina all'Appennino,
pensi che in linea d'aria ci sono delle montagne create di 2000 metri, tipo il Cemone, che distano meno di 40 km. Quindi, insomma, questo fa sì che la zona del Carmignano ha giornate molto calde e in estate abbiamo delle notti molto fresche dove arriva una brezza dalle montagne e anche una piccola piovosità estiva in confronto a altre zone della Toscana. Io ho visto che l'uva principale che utilizzate, se non mi sbaglio, è il Sangiovese, ovviamente. Sicuramente, Però vedo sicuramente il anche che, Sangiovese. Però però mi perdoni, vedo anche che utilizzate anche parecchio Cabernet, se non mi sbaglio. sì, il Carmignano, il disciplinario del Carmignano prevede da un 10 a un 20% di Cabernet o Franc o Sauvignon. E il Carmignano è stata una zona dove il Cabernet si può considerare un vitigno autoctono perché fu introdotto già dall'epoca del Rinascimento, quindi insomma Certo. sono diversi anni, diversi secoli che il Cabernet fa parte del nostro vaggio. Ho letto Praticamente il vaggio del Carmignano forse ricalca ed è stato copiato dall'uvaggio del Pignanello, con un 20% di capito? Cabernet e l'80% di Sangiovese. Certo. Vabbè, ma è comunque il Sangiovese ne fa da padrone, come in molte parti della Toscana. Sicuramente il Sangiovese è una vecchia molto importante. C'è un famoso proverbio che dice che il Pinot ha fatto la fortuna della Borgogna, il Cabernet Sauvignon ha fatto produrre la fortuna del Bordeaux e ribaltando la situazione, la Toscana ha fatto la fortuna del Il Sangiovese, Sangiovese, un esatto. vecchio assolutamente non internazionale. Che ha bisogno dei suoi sassosissimi toscani per esprimere il massimo delle proprie caratteristiche. Allora, le faccio una domanda. Abbiamo purtroppo assistito a un'annata che si è conclusa da pochi giorni, diciamo un Non brillantissima, po' diciamo. particolare, con dei dati che ogni non dico tutti i giorni, però molto spesso vengono fuori abbastanza inquietanti, anche verso la sua zona, sulla Toscana, addirittura dal 40 al 45% di produzione in meno. Ma è stato un anno così brutto? È stato un anno veramente molto difficile, brutto da un punto di vista quantitativo, non brutto da un punto di vista qualitativo, però il calo medio della nostra zona è stato del 40%, che è un calo molto molto importante. Praticamente ci sono state l'assenza delle precipitazioni, l'ultima precipitazione è stata a maggio e abbiamo rivisto la pioggia solamente i primi di settembre. Mamma mia. E avete fatto come, È praticamente come stato fanno gli indiani. Siete usciti tutti a prendere l'acqua fuori, praticamente, a bagnarvi. sì, si è fatto tanto tanto della pioggia con poco successo. Senta una cosa, ho letto un articolo che diceva anche che non parlava assolutamente della sua zona, ma diceva un po' in generale che neanche nei prossimi anni, probabilmente, lui parlava dell'annata 2018, potrebbe risentire la pianta, le piante potrebbero risentire del danno che hanno avuto nell'annata.